Come ogni anno, domani sarà Natale e il nostro vescovo, Monsignor Claudio Stagni, ha voluto portarvi i suoi più sentiti auguri. Arriva a Natale anche l'augurio del nostro vescovo. Sì, l'augurio di buon Natale volentieri, intanto perché il Natale arriva e per fortuna che non dobbiamo deciderlo noi, se no lo rinvieremo chissà a quale data. Il Natale arriva e ci fa pensare quantomeno che c'è una volontà di qualcuno che prima di noi e sopra di noi ha voluto essere insieme con noi. Parlo naturalmente di Gesù Cristo che, essendo venuto in mezzo a noi per darci la misura della vicinanza, della compagnia, della bontà e dell'amore di Dio. E di questo noi abbiamo bisogno, perché magari a volte non ci pensiamo, siamo distratti da altre cose, però nel momento in cui capita qualche interrogativo che ci pone questa domanda, ma perché succede questo, che senso ha? Allora sapere che comunque Dio ci ha preceduto, è venuto prima e comunque c'è da qualche parte, credo che possa essere una consolazione. Augurare Buon Natale, secondo me, quest'anno vuol dire rendiamoci conto che Dio è in mezzo a noi e vuole soltanto che ce ne accorgiamo. Cosa servirà a Natale ai fedeli faentini? Cosa servirà, nel senso che cosa sarà utile per loro? Secondo me sarà utile rendersi conto che il Natale comunque è un dono, è non soltanto l'occasione giustamente per far festa con tutti, per scambiarsi gli auguri, ecco, ma è un'occasione bella in cui siamo costretti a fare qualche cosa di positivo, di valido. E questo credo che sia comunque una bella occasione. Sono troppe le giornate in cui siamo spinti e portati alla tristezza, all'angustia, a pensare un futuro tetro. Invece il Natale ci deve proprio far toccare con mano che invece è possibile, che c'è una prospettiva vera, bella, verso la quale noi tutti siamo chiamati. Francesca Diletta per Faenza Web TV.